come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se l'ho dato Gesù Cristo, carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la solennità di Gesù, Re dell'universo. Con questa solennità concludiamo l'anno liturgico della Chiesa. Ascoltiamo il brano secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo, ma se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Cari fratelli, è molto bello che, come dicevo poc'anzi, la liturgia a conclusione dell'anno liturgico ci faccia celebrare questa solennità, quella propriamente di Cristo Re. E contempliamo che cosa? È l'onnipotenza di Dio, questa onnipotenza di Dio che si rivela su una croce. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ma riandiamo un po' indietro con il Vangelo, particolarmente e quando Gesù è stato presentato al Tempio, era bambino, e i genitori lo condussero al Tempio. Lì Simeone, prendendo in braccio il bambino Gesù, esclamò così dicendo: «Costui è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele». E ha aggiunto: «Segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori». Pascal diceva: «Bisogna scegliere». Sì, è vero, la vita, cari fratelli, è un rischio. Perché? Perché la vita è una scelta. E la prima scelta da fare è proprio quella davanti a Cristo. È vivere questo rapporto con Lui oppure senza di Lui. Ci sono nel Vangelo diversi momenti di questo confronto che ci invitano veramente a fare un confronto. E vi ricorderete il momento della moltiplicazione dei pani, lì avviene il confronto diretto fra Gesù e la sua gente. Dicono: «Questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo nella montagna tutto solo. Ce lo riporta l'Evangelista Giovanni al capitolo 6. Un altro momento di confronto è quando Gesù preannunzia la sua passione, la sua morte, e lo fa per ben 3 volte, lo comunica ai suoi apostoli. E quando parla della sua passione, ci riporta l'Evangelista Marco, e Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma Gesù, voltandosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lontano da me, mettiti dietro, Satana, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Per cui vediamo come la strada di Dio, e qui lo sottolinea chiaramente, è propriamente quella della croce.
Un ultimo confronto lo vorrei fare, al momento proprio della crocifissione, nell'ora della passione. Il brano del Vangelo di oggi. Prima della crocifissione c'è stato questo interrogatorio davanti a Ponzio Pilato, l'abbiamo ascoltato orora. Pilato chiede a Gesù: ma tu sei re? E Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Ecco, la vittoria è di Dio. Non abbiate paura, Gesù aveva detto, io ho vinto il mondo. Ma ci chiediamo in questa solennità di Cristo Re, come Dio, come il Signore ha vinto il mondo? Un suppliziato è diventato niente che di meno il centro della storia. Secondo la logica umana, la vicenda di Gesù doveva finire lì, doveva finire sul Calvario e tutto doveva essere dimenticato. Ma sappiamo che non è così. Sono passati più di 2000 anni di storia. Non solo si parla ancora di Gesù, ma c'è la Chiesa, ci siamo noi cristiani, discepoli, che viviamo questo momento della vittoria di Cristo sulla morte. Nell'ora della passione quasi esplode, direi, questa divergenza tra la via di Dio e la via dell'uomo, della via dell'uomo che rifiuta Dio. Pilato chiede a Gesù: ma tu sei re? E Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Cioè, Gesù che cosa ha voluto dire? Cosa vuole dire a noi quest'oggi? Io rifiuto il potere come lo intende l'uomo di oggi. Io condanno il potere come lo cercate voi uomini. Io sconfiggo il potere consegnandomi come uno schiavo. Io sono re, la vittoria è di Dio, io ho vinto il mondo. Ecco, questo suppliziato, come vi dicevo, che diventa e sta al centro della storia. Vediamo così anche e leggiamo anche la storia dei santi, che sono stati santi, in fondo delle figure piccole, umili, apparentemente insignificanti, ma che hanno dato prova di questo regno di Cristo. L'elenco è certamente interminabile, pigliamo tutti i santi che conosciamo, da quelli più noti a quelli meno noti, San Francesco e Madre Teresa di Calcutta, Madre Speranza di Gesù, tutti i santi che la Chiesa ha proclamato in quanto tali. È la nostra risposta, i santi hanno risposto, hanno riconosciuto e professato questa regalità di Cristo. Ma qual è la nostra risposta? Guardiamo l'ora della passione. Nella passione che cosa è successo? Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, gli altri sono scappati via. Eppure Gesù ha detto: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Cioè, io sfido la presunzione, l'orgoglio, la falsa sapienza e propongo la via dell'umiltà, del servizio e della carità. Cari fratelli, Dio vince, ma come vince? Portando la croce. E non esiste altra strada per vincere la battaglia della vita. Non è vero che i drammi di oggi sono legati al fatto che noi abbiamo rifiutato il sacrificio. E rifiutando il sacrificio diventa insopportabile ogni dovere. Rifiutando il sacrificio diventa inconcepibile ogni impegno. Diceva Don Mazzolari così: fratelli, potreste inventare una civiltà senza croce, ma ricordatevi che sarà una civiltà senza Dio, e allora non sarà civiltà. Solo Gesù, cari fratelli, ci ricorda: io
ho vinto il mondo, io ho vinto il peccato. L'onnipotenza di Dio, guardiamolo oggi, ricordiamocelo in questa solennità odierna, l'onnipotenza di Dio si rivela su una croce. Fissiamo il nostro sguardo al crocifisso. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio